Siamo in compagnia con i ragazzi dell'Istituto Don Lorenzo Milani, che stamattina sono qui con noi per raccontarci una cosa molto molto carina. Avete dipinto un murales bellissimo, tra l'altro ho visto che proprio tu stavi definendo le lettere della città di San Giorgio. Perché avete fatto questa cosa? Da cosa nasce questo progetto? Nasce per via del fatto che qualcuno aveva imbrattato il muro scrivendo delle cattiverie nei confronti di Abete e Brumotti, e il comune di San Giorgio ci ha chiesto di intervenire facendo un murales per coprirle, in modo tale da, diciamo, combattere questa cosa. Cosa c'era scritto, te lo ricordi? Nuovo sport nazionale, Brumotti e Abete all'ospedale. No, è inutile neanche precisarlo che siamo solidali con l'amico e collega Vittorio e anche con Luca Abete. Sono sicuramente cose che non ci preoccupano, perché sono altre le minacce che riceviamo quotidianamente per i servizi che facciamo. Tuttavia è bellissimo l'atteggiamento e soprattutto il modo in cui questi ragazzi hanno affrontato questa cosa. Voi continuate a seguire il servizio. Abbiamo seguito questo straordinario, meraviglioso servizio. Stamattina abbiamo cancellato una frase oscena, inqualificabile, molto stupida. Ha cancellato pure la fronte. Ha cancellato anche la fronte. Siamo, l'avete visto, con Vittorio Brumotti e con Luca Abete. No, Luca Vittorio e Abete Brumotti. Anche i muri parlano, Luca. Sì, ma è giusto fargli dire qualcosa di giusto. Quello che c'era non ci piaceva affatto. E questa iniziativa è bellissima, tanto entusiasmo e finalmente un bel disegno sul muro. Ma questo signore qua chi è? Io tifo per Vittorio perché lui tifa per il Napoli. Esatto, allora ho deciso di fare tutti azzurri. No! Forza Napoli e basta, mi va bene così. Grazie ragazzi, buon lavoro. Sindaco, come dicevamo appunto con gli amici di Striscia la Notizia, anche i muri parlano, questo muro dice delle cose molto importanti, ci racconta qualcosa che deve sensibilizzare un pochino i giovani d'oggi. Sì, noi siamo riusciti immediatamente a coprire la scritta, ma poi dopo abbiamo pensato insieme alle scuole di realizzare questo progetto che dice no alla violenza, sì alla pace, cancellando una scritta contraria a quello che sono i valori in cui crediamo. Si è trasformato in un bellissimo golfo col Vesuvio e con quelli che sono i colori della pace. Ovviamente ringrazio sia la Don Milani, che è il dirigente della Massaia, che oggi è qua con noi, per il lavoro che i ragazzi hanno fatto. Quindi muro della discordia, muro della pace. Sì, da muro della discordia a muro della pace, bella come frase, ma sicuramente da muro senza alcun valore a muro intriso di valore. Noi subito abbiamo accolto l'invito del sindaco, perché l'educazione alla legalità è un must della nostra scuola, ma di tutte le scuole d'Italia. Il rispetto per gli altri e contro la violenza di qualsiasi tipo ci vede sempre in prima linea, per cui è stato bello, è un'esperienza per i nostri ragazzi utilissima, perché loro così hanno capito che cosa significa trasformare un episodio negativo da condannare in un'occasione, in un'opportunità di crescita per loro. Ecco un bel disegno, eccolo là, vedete? Adesso sì, mi piace, il muro della vergogna diventa il muro della pace! Sì, andiamo, voi studio! Aiuto! Pennelliamolo un po'! A voi studi, qui c'è qualcuno che sa dirlo meglio di me, sentite! Oh, oh, striscia. Striscia. Oh, striscia.